Dottoressa Iacomini, quello della farmacia è un problema risolto, una sede definitiva adesso. Sì, la sede definitiva in parte perché qui diciamo, siamo tornati a casa, ma solo con i farmaci per il momento perché i dispositivi sono rimasti nella sede post-sisma in attesa della preparazione di un magazzino centralizzato che servirà a tutte le farmacie della ASL. Il deposito dei farmaci sarà sotterraneo? No, i farmaci no, solo i farmaci solo qui in farmacia ospedaliera, solo in questa sede e dall'altra parte dei locali c'è anche la distribuzione per i pazienti esterni. L'obitorio nei container dopo 3 anni non va bene. Ma, tante cose ancora stanno nei container dopo 3 anni e non va bene. Forse però se considerassimo le cose per i tempi necessari per fare, forse va bene, cioè, forse è comprensibile, non va bene, ma è comprensibile. Dato 100 il numero degli edifici pubblici colpiti dal terremoto all'Aquila, quelli recuperati credo che siano poco o niente. L'unica cosa che è stata recuperata è l'ospedale. E non è che ci hanno dato mezzi o strumenti speciali normativi, abbiamo dovuto e abbiamo seguito le normative dei lavori pubblici così come previsti per gli enti pubblici. Però questa struttura in particolare forse si andrebbe ricollocata al più presto. Tutte le strutture in particolare vanno ricollegate al più presto perché noi dobbiamo fare in modo che la gente non finisca all'obitorio, no? Quindi se diamo preferenza all'obitorio rispetto al resto probabilmente non va bene. Allora, abbiamo recuperato tutto, tutto. L'obitorio sarà ancora qui per circa 15-20 giorni perché sono pronti i locali che adesso possiamo vedere definitivi. Non abbiamo più messo a posto questo, più niente in precario. Abbiamo delle cose ancora nel provvisorio. Provvisorio significa che la sede è assolutamente adeguata. Non è definitiva perché magari in un posto dove adesso teniamo chirurgie poi ci andranno le medicine, quindi è provvisorio per questo. Ma con questo recupero, l'ultimo recupero, ci abbiamo tutto messo in posizione non precaria. Con il recupero dei due palazzi, delle chirurgie per i quali i lavori sono pressoché iniziati e delle medicine dove i lavori saranno completati per il prossimo anno, avremo tutto l'ospedale recuperato e tutti gli uffici e gli spazi che noi abbiamo sul territorio messi qui nello spazio di questo ospedale, per cui anche lì noi per la fine dell'anno non avremo più niente di precario in tutta l'azienda, avremo tutta una serie di cose provvisorie, ma niente più precario. E precario intendo dire che non stanno messi bene. Il provvisorio invece stanno messi bene e magari poi troveranno una colazione definitiva che è uguale a quella dove stanno, ma è in un percorso logico studiato. Anatomia patologica, più o meno stessi spazi, attrezzature molto diverse però. No, molti più spazi rispetto a prima, con attrezzature di assoluta ultima generazione, con tecnologie di ultima generazione. Per esempio, come ci spiegava e ci spiegherà meglio adesso l'ingegnere direttore dei lavori, la possibilità di riprendere tutti gli interventi che si fanno in questo settore, che è la sala settoria, con la possibilità da parte degli specializzanti e di chi altro debba assistere a queste cose, di una sala diversa che vede attraverso il video tutto quello che accade qui. Sopra abbiamo visto che c'è la possibilità di collegamento diretto con un elevatore dei pezzi di anatomia patologica che vengono rilevati dalla sala operatoria e devono essere analizzati istantaneamente mentre l'intervento è in corso. Cioè, credo che tutto questo entrerà in funzione la parte superiore entro il 15 di luglio, quest'altra parte credo che a seguire entro massimo i primi giorni di settembre. Quindi abbiamo risolto in modo assolutamente adeguato, assolutamente nuovo e esclusivo, almeno per quanto riguarda l'Abruzzo, anche questo settore, anche questo problema e questa parte. Siamo in una sala settoria che ospiterà delle salme infette, una struttura all'avanguardia non solo in Abruzzo.
Sì, questa è una delle due sale settorie che sono state, sono praticamente pronte all'interno dell'ospedale San Salvatore, ed è una sala settoria, diciamo, per salme infette, cioè per salme che non possono essere analizzate diciamo, nelle normali sale. Ovviamente qui ci sono una serie di tecnologie che vanno alla protezione degli operatori e poi di tutta quanta, diciamo, la filiera che percorre la salma. È una sala alla quale si accede attraverso una serie di filtri, per cui l'operatore entra, si cambia, mette tute particolari, attrezzature particolari, entra qui dentro, viene fatto l'esame autoptico, dopodiché attraverso una serie di altri filtri sia la salma che gli operatori possono, la salma viene chiusa e viene portata via, e gli operatori invece passano in zone particolari di lavaggio. In questa sala è difficile, diciamo, accedere anche da parte degli specializzanti, degli studenti, eccetera, quindi diventerebbe complesso. E allora sono stati pensati una serie di sistemi di video ripresa e di proiezione di questi video e quindi anche di ascolto in un'altra sala, che poi è una sala di regia. Per cui in quest'altra sala ci saranno le persone interessate a seguire l'intervento, e lavoreranno in sicurezza e potranno stare lì, quindi senza dover entrare qui dentro. La stessa cosa sostanzialmente è stata ripresa anche per l'altra salma, diciamo, per le salme non infette, non infettive. E mancano gli arredi ancora, che adesso finiamo, bisognerà pulire, bisognerà completare questa sala. Qui si pensa, cioè è già previsto un tavolo settorio di tipo aspirato, cioè nel senso che tutto quanto quello che avviene sul tavolo dal punto di vista sia dei liquidi che anche, diciamo, delle sostanze volatili viene aspirato da questo tavolo, viene portato via all'interno di una centrale di trattamento dell'aria e viene espulso direttamente verso l'esterno con dei filtri particolari. Primo settembre operativi? Penso proprio di sì. Penso che per la seconda metà di luglio qui sia assolutamente tutto quanto pronto. Tempo tecnico per poter riorganizzare il servizio vero e proprio e poi si parte. Delta Chirurgia, quali i tempi e cosa ci tornerà? Qui recupereremo anche spazi che sono sempre rimasti inutilizzati, non finiti, addirittura erano ancora allo stato di rustico, e quindi recuperiamo molti molti più spazi rispetto a quelli utilizzati precedentemente. Ci viene tutto il quartiere delle chirurgie, il materno infantile, i trapianti, e quindi questa sarà, diciamo così, il quartiere, questo palazzo è il quartiere delle chirurgie, mentre l'altro, che sarà pronto entro l'anno prossimo, sarà il quartiere delle medicine, per cui le degenze saranno per lo più quasi totalmente ubicate in questo e nell'altro edificio. Quando partono i lavori e quando finiranno? I lavori stanno finendo di compiere, la ditta credo che abbia programmato l'inizio dei lavori la prossima settimana, hanno 5 mesi di tempo, per cui entro fine novembre, primi di dicembre è completato. Nel contratto è previsto che però ci viene riconsegnato gradatamente, e quindi a cominciare dai piani alti noi potremo cominciare a utilizzarli, credo già da settembre, i primi spazi. Questo ci consente di liberare altri spazi che attualmente vengono utilizzati e che dove metteremo quello che adesso è nel territorio, che è ancora in situazione di precarietà sul territorio. Questo ci consente entro al massimo la fine dell'anno di abbandonare e smontare il G8. Siamo all'interno del cosiddetto G8, sì. Una struttura che verrà smantellata. Sì, questa entro la fine dell'anno viene vuotata, e poi la protezione civile se la riprende e se ne farà l'uso che ritiene. Per noi è stato un prezioso ausilio, ci ha aiutato a superare momenti difficili. Non dimentichiamo che in una prima fase qui c'erano anche le sale operatorie, e quindi certamente è stata una cosa sicuramente utile. Ormai lo teniamo per cose un po' così residuali, però insomma no, lo utilizziamo. Ripeto, entro la fine dell'anno non ne avevo più bisogno, una volta recuperato
come abbiamo detto, l'edificio delle chirurgie, insomma, questo non serve in nessun modo. Recupereremo spazi ai parcheggi. Siamo nel reparto di malattie infettive, uno di quelli già ricostruiti, uno di quelli che oltretutto ha acquisito nuovi spazi. Beh, in effetti quelli da ricostruire sono veramente pochi, quindi è uno dei tanti già ricostruiti e in spazi resi assolutamente più adeguati. Adesso poi il direttore di questo reparto ci illustrerà le cose. E questo spazio dove siamo adesso è stato creato ex novo, non c'era prima, servirà per la parte ambulatoriale, per la parte, diciamo così, formativa, per tutto quello che può essere importante. È un ulteriore elemento che dimostra come si è avuto cura di trasformare il dramma del terremoto in opportunità per questo ospedale e per la comunità aquilana. Impianti rifatti ex novo ad alta tecnologia. Sì, avremo 16 ricircole ora dell'aria, avremo la possibilità di regolare in ogni stanza, quindi abbiamo all'incirca 12 stanze e qui avremo la possibilità di regolare la pressione a seconda dei casi, in positiva o negativa, quindi assicurando la massima sicurezza ai pazienti che rimangono, che vengono ricoverati in ospedale. Direttore, che cosa ci ha voluto mostrare con questo giro? Tutto quello che è stato fatto, tutto quello che ancora c'è da fare, e quando avremo fatto tutto quello che c'è da fare ci avremo ancora tantissimo da fare, perché la sanità, essendo un fatto dinamico, soggetto peraltro ad innovazioni di qualunque tipo, tecnologiche soprattutto, continue, c'è necessità di essere sempre all'altezza dei tempi. Questo è un ospedale principale, deve poter avere il meglio perché la nostra gente possa trovare qui tutta l'assistenza di cui ha bisogno senza necessità di dover fare il pellegrino per l'Italia. Siete consapevoli che chiaramente problemi ci saranno sempre, segnalazioni degli utenti alla stampa ci saranno sempre? Sì, quello che mi dispiace è che talvolta per un problema, sicuramente sempre importante, perché poi il cittadino è chiaro che no, però si fa un discorso di carattere generale, come se fosse tutto fallimentare, tutto assolutamente da buttare. Ho voluto mostrare che non è così. Poi ci saranno sempre mille motivi, perché pure nel reparto meglio attrezzato, più bello, ben fatto, adeguato e quant'altro, ci può essere magari un giorno l'operatore che è nervoso e quindi tratta male il paziente, cosa assolutamente non accettabile, non tollerabile, e quindi nonostante tutto, voglio dire, noi siamo consapevoli che questo mestiere comporta una tensione di ruolo continua, una tensione di ruolo assoluta, un rigore anche nel considerare le cose assoluto, e forse così si riesce a pareggiare, non dico a vincere ma a pareggiare.